Sì, ragazzi, qui in mano ho un bicchiere. Sembrerebbe un comunissimo bicchiere, ma questo bicchiere è fortissimo. Cioè, nel senso che è molto difficile da distruggere. Prima ne ho distrutto uno, ma ci è voluto molto tempo. Io adesso proverò un pochettino a distruggerlo. Vedo se riesco, perché ragazzi, è a prova. E dico a prova di schiacciata, guarda qua. Lo schiaccio. E è a prova di schiaccio. Schiaccio. Non è come i bicchieri normali. Schiaccio e non si fa un cazzo. Vedere. Con i piedi. Dovrebbe far sì perché la scorsa volta. Aspettate. Niente. Se vi faccio vedere che cosa si è fatto. Cioè, ragazzi, si è ammaccato, ma io intendo. Dovrebbe proprio rompere, proprio distruggendo le parti. E come potete vedere, si è ammaccato. Vabbè, questa è la seconda parte. Mia zia sta facendo casino di là e mi ha disturbato il video. Come potete vedere, non si è fatto nulla. Adesso proviamo in questo modo, non so. Proviamo così, vedete? Proviamo in questo modo qui, non so. Ci vado. Niente, allora, ci riproviamo ovviamente, ci riproviamo. Poi comunque chi dice che scoppia stormi non è vero perché non è una cosa indistruttibile in realtà. È molto resistente. Io lo chiamo indistruttibile. L'ho comunque stropicciato. Adesso vediamo che cosa si è fatto. Che cosa si è fatto. Niente, ragazzi. Cioè, guardate, è completamente stropicciato, lo so. Completamente stropicciato, vedete? Comunque lo so, è stropicciato, ma rispetto agli altri bicchieri non si è fatto assolutamente niente. Adesso stoppo un attimo e cerco di conciarlo il meglio possibile, così vi faccio vedere qual è la sua reale condizione. Cioè, raga, sono riuscito a sistemarlo. Potete vedere, è sistemato e comunque è pieno di ammaccature, ma diciamo non tantissimo. Adesso provo a fare una cosa. Provo, diciamo, a mettere il terreno. Si è distrutto, ragazzi, sembrerebbe distrutto, stropicciato, ma secondo me è ancora vivo. Adesso guardate che faccio. Cioè, ragazzi, non trovo modo come distruggerlo. Cioè, qua, ok, è un po' rotto, come potete vedere, ma comunque non si è fatto niente di che rispetto agli altri bicchieri, è solo ammaccato. Solo ammaccato, questo coso resiste tantissimo. Vabbè, questo video può finire qui e ciccia. Ok, ci proviamo con l'ultimo tentativo. Allora, ma non so se si vede il bicchiere, ma eccolo qui. Adesso vediamo l'ultimo tentativo. Metto il piede sopra il bicchiere. Sapete questa cosa? Lo rimettiamo. Allora, bicchiere qua. Io ci metto il piede sopra. Le direzioni. Così, cioè ormai non si mantiene neanche più. Vediamo un po', ragazzi, l'ho completamente stropicciato, ma voi credete che sia rotto? Voi credete che si è spaccato? Cioè, vediamo adesso se sì o no. No? No? No, ragazzi, vedete? E intanto questo video finisce qui, tanto cioè io ce l'ho voluto riprovare perché il video doveva finire prima, ma ce l'ho voluto riprovare, quindi cioè impossibile. Adesso vi darò la dimostrazione più dimostrazione che ancora cioè non si è proprio brucato mettendoci dell'acqua dentro, guardate. Cioè, ragazzi, ci ho messo dell'acqua dentro.
ho messo dell'acqua dentro, come potete vedere, quasi fino all'orlo, come potete vedere diciamo non è bucato, non ci sono perdite, cioè questo bicchiere è ancora perfettamente funzionante.